Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. Visita a Pescara per il leader di Italia Viva, il senatore Matteo Renzi, che questa sera è stato all'Exaurum per presentare il suo ultimo libro dal titolo Controcorrente. Ascoltiamolo. Controcorrente verso una politica che si occupi di interessi degli italiani e non di bandierine dei singoli schieramenti. Noi qualche mese fa abbiamo fatto cadere il governo Conte e tutti dicevano siete pazzi. Oggi vediamo che grazie a questa scelta abbiamo un governo, il governo Draghi, che è molto più forte e più autorevole. Dunque andare controcorrente si rischia un po', ma poi si portano a casa dei risultati. Meloni al posto di Draghi mi sembra un incubo, non avverrà. La Meloni guida un partito che è contro l'Italia. Non a favore dell'Italia, contro il PNRR, contro l'accordo di Dublino, contro tutto ciò che serve al nostro paese. La Meloni non passerà. Le amministrative sono importanti per scegliere i sindaci, ma il Presidente del Consiglio è solido e saldo. E dicono tutti che sono il più impopolare d'Italia, pensavo che avremmo venduto molto meno. E invece abbiamo venduto tanto e sono molto contento naturalmente, però al di là delle vendite la cosa bella è la gente che c'è, le discussioni, anche perché in questo libro mi sono tolto un po' di sassolini dalle scarpe, forse anche qualcuno di troppo. Torniamo alle questioni che riguardano strettamente l'Abruzzo, 8 denunce e multe per alcuni partecipanti alla manifestazione No Green Pass che si è tenuta sabato scorso a Pescara. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il questore Luigi Liguori, il servizio di Paolo Renzetti. Proseguono le indagini della polizia dopo la manifestazione di sabato scorso a Pescara per protestare contro l'introduzione del Green Pass. Come comunicato questa mattina in conferenza stampa dal questore del capoluogo adriatico Luigi Liguori, sono al momento 8 le persone denunciate dopo l'identificazione da parte degli agenti della Digos per la violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per una manifestazione non autorizzata. Per gli assembramenti che hanno portato al mancato distanziamento previsto dalle norme anti-Covid ci sarà invece una sanzione amministrativa, così come previsto. Questa manifestazione di dissenso è stata portata nella piazza senza autorizzazione, senza preavviso e poi ammossa in un corteo. Abbiamo seguito l'evolversi della situazione, la Polizia di Stato e le altre forze di polizia erano lì in assetto di ordine pubblico ed anche di sicurezza della città. Abbiamo identificato i primi 8 soggetti che hanno avuto un ruolo particolare in relazione all'organizzazione di questa manifestazione. Già questa mattina è stata depositata una prima informativa dalla Digos presso la Procura della Repubblica. Queste persone non solo sono denunciate penalmente per la violazione, seppur di tipo contravvenzionale, che hanno commesso, ma saranno raggiunte entro la giornata, al massimo entro domani, anche per notificargli anche la violazione delle prescrizioni anti-Covid, perché non hanno tenuto il distanziamento sociale e non erano ammoniti e non indossavano le mascherine. Saremo particolarmente attenti nel vigilare, nel monitorare la situazione. Certamente la piazza di Pescara non sarà certamente un porto libero dove poter manifestare e magari diffondere il virus. La Digos sta indagando, siamo di fatto a 30 ore dall'accadimento. Portare un'informativa, dirlo il questore è facile, ma poi collazionarla e fornire le prove al magistrato affinché possa emettere un provvedimento, se ritenuto opportuno, giudiziario, non è semplicissimo. Quindi questi primi 8 sono la prima tranche dei soggetti e avremo nei giorni prossimi sicuramente un aggiornamento a questo dato. Sì, c'è stato un gesto di stizza da parte di questo soggetto che avete ben stigmatizzato e riportato nelle cronache anche video. Questo sì, confermo che è una persona che esercita la professione forense, è stato in questo numero di 8 persone, anche se al momento non c'è stata una formale querela da parte dei soggetti politici che stavano legittimamente esercitando il proprio diritto di raccogliere le firme per il referendum. In caso di preavviso questo tipo di manifestazione sarebbe stata vietata, perché sono vietati gli assembramenti, sono vietati i cortei e soprattutto sono vietati quelli senza mascherina e poi contro quella che è una normativa attualmente vigente nello Stato italiano. Siamo in uno Stato di diritto, si osservano le leggi liberamente approvate dal Parlamento e dal Governo. In piazza della Rinascita.
Veniamo ora al bollettino con i numeri della pandemia. Sono 6 nuovi casi di Covid accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Basso come ogni lunedì il numero dei test molecolari processati, che sono 790, è risultato positivo lo 0,76% dei campioni. Eseguiti inoltre 461 test antigenici. L'incidenza dei contagi per 100.000 abitanti scende a 29. I ricoveri passano dai 24 di ieri ai 25 di oggi. Il tasso di ospedalizzazione resta allo 0% per quanto riguarda la terapia intensiva e al 2% per le aree mediche. Non si registrano decessi, il bilancio delle vittime è quindi fermo a 2514. I nuovi positivi hanno età compresa tra 17 e 83 anni. Di questi 5 sono residenti in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti, 5 nel Pescarese e nessuno invece proviene dalla provincia di Teramo. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 1180, 22 in meno rispetto a ieri. Di questi 25 pazienti, uno in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica, mentre nessuno è in terapia intensiva a causa del Covid. Gli altri 1155 positivi accertati, 23 meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Continuiamo a parlare di sanità. I consiglieri regionali del PD hanno questa mattina parlato del report dei ricoveri ospedalieri dell'anno 2019 al Santo Spirito di Pescara con dati che non sarebbero corretti. Vediamo il servizio. Bassoli, voi parlate di dati del 2019 relativi all'ospedale di Pescara non corretti, non corrispondenti alla realtà. E di questo avete parlato questa mattina in conferenza stampa qui a Pescara. Sì, ci riferiamo a un report pubblicato nel 2021, marzo 2021, che si riferisce al dato dei ricoveri di ciascun reparto dell'ospedale di Pescara nell'anno 2019, cioè dati non falsati dalla pandemia. In realtà però, come hanno scoperto le associazioni dei pazienti e degli utenti rappresentati oggi da Ferrero, la Cesaroni, troviamo dei dati completamente sbagliati rispetto a quelli che sono stati comunicati, quindi un tracciamento che ha avuto una battuta d'arresto forte, 6.000 ricoveri in meno nel 2019 rispetto al 2018, 30% di ricoveri in meno, alcuni reparti che addirittura risultano con zero ricoveri, come per esempio la stroke unit, come per esempio la chirurgia maxillofacciale, che pure sono dei reparti importanti per il riconoscimento del DEA di secondo livello. Noi vogliamo chiedere con un'interpellanza prima di tutto come è potuto succedere una cosa del genere, di correggere questi dati, in che maniera questi dati hanno influito sulla programmazione finanziaria, economica, di personale, della stessa apertura di alcuni reparti, e poi vogliamo capire se la rete ospedaliera è stata costruita su questi dati a ribasso presso l'ASL di Pescara. E su questo argomento è giunta la risposta da parte dell'assessorato regionale alla sanità, che vado ora a illustrarvi. La mancata elaborazione dei dati da parte dell'ASL di Pescara del 2019 è imputabile ad una disomogenea gestione delle cartelle cliniche ospedaliere corretta nel giugno 2021 da parte del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. Del resto, la nuova direzione strategica è entrata in ruolo da luglio 2020. A chiarirlo è l'assessore alla salute Nicoletta Verini. In un primo momento la mancata chiusura delle schede di dimissione ospedaliera da parte della ASL non ha consentito di presentare la completa produzione dei singoli reparti in sede di diffusione informativa, adempimento previsto prima verso la Regione e successivamente ai ministeri e alle strutture governative competenti per materia. Successivamente il recente intervento regionale ha consentito di recuperare le informazioni mancanti. Si chiarisce in tal senso che la nuova rete ospedaliera reingegnerizzazione della governance sanitaria ha come base dati i volumi di attività aggiornati e verificati reparto per reparto, avendo svolto a livello regionale un meticoloso lavoro di approfondimento e perfezionamento puntuale che ha consentito di superare gli errori e le omissioni delle elaborazioni delle schede di dimissione ospedaliera. I dati di riferimento introdotti nel provvedimento di programmazione sanitaria, ha proseguito la Verì, sono quindi aderenti alla reale produzione aziendale sia in termini di produzione sia in termini di coerenza clinica e appropriatezza. Noi ora cambiamo argomento. A distanza di qualche settimana, questa mattina i lavoratori dell'Enaiadi, l'impianto sportivo del Pescarese, sono tornati a manifestare sotto alla Regione in Piazza Unione per sollecitare risposte certe sulla riapertura dell'impianto.
A distanza di qualche settimana, questa mattina i lavoratori delle Naiadi sono tornati a manifestare sotto alla regione in Piazza Unione a Pescara per sollecitare risposte certe sulla riapertura dell'impianto, che continua a restare chiuso nonostante le promesse di riapertura arrivate a più riprese. Ad incontrare i lavoratori anche il presidente della regione Marco Marsilio, che ha ribadito come la strada del project financing sia l'unica veramente percorribile. Abbiamo di fronte una proposta che è condotta non da degli avventurieri, ma da realtà che nel mondo dello sport natatorio hanno fatto la storia di Pescara, che la FIRA, la nostra finanziaria regionale, che se non prendiamo sul serio neanche noi che siamo la regione Abruzzo, allora poi mi chiedo a che cosa debba servire una finanziaria regionale, ha valutato come congruo e all'altezza delle aspettative, dei bisogni. E quindi da questo punto di vista io penso che, almeno per il mio parere personale, per quella mia esperienza, che non ci sia niente di meglio che procedere e mettere a gara questo progetto, come prevede la normativa sulla finanza di progetto, e verificare appunto fino in fondo la percorribilità di questo investimento, che metterebbe in condizione di investire 5 milioni circa di soldi privati su un impianto pubblico e restituirlo ristrutturato, tecnologicamente avanzato, sostenibile dal punto di vista energivoro ed ambientale, e soprattutto a disposizione del pubblico, con una prospettiva anche di gestione di lunga durata e non anno per anno. Stiamo lavorando su un affidamento provvisorio per il quale il Consiglio regionale pochi giorni fa ha stanziato dei fondi, e io penso di dover andare avanti coerentemente anche con l'indirizzo del Consiglio regionale a mettere a disposizione questa somma di 100.000 euro per fare un avviso che possa permettere la riapertura dell'impianto con una gestione provvisoria, però con criteri diversi da quelli del vecchio bando. I sindacati e i lavoratori temono però che il protrarsi della chiusura porti davvero ancora più problemi per quanto riguarda l'impianto di Viale Riviera Nord. Non abbiamo mai detto di no, e il problema è capire se riusciamo in qualche modo a tirare tutti dentro questo ragionamento e condividere questa come soluzione. Noi abbiamo detto anche che se questo non è percorribile ci si sieda a un tavolo, si convocano in tutte le parti e si immagini, carte alla mano, qual è la possibile soluzione per dare un futuro e una prospettiva a questo impianto. Le domande sul futuro sono lecite e preoccupano non solo i lavoratori, preoccupano anche noi a questo punto. Bisogna fare in fretta, bisogna trovare una soluzione percorribile, bisogna trovare una soluzione condivisa e condivisibile da tutti e superare questa impasse che ormai da mesi non si supera. Cioè la soluzione c'è, è a portata di mano. Qualcun altro ha una soluzione che c'è a portata di mano, ma le due parti non si uniscono e non lavorano insieme per un progetto comune. Un sito internet del Comune di Teramo più facilmente fruibile dai cittadini. Stamani l'amministrazione ha illustrato l'intervento di restyling del sito. Vediamo. Oggi abbiamo presentato il nuovo sito istituzionale in una veste completamente nuova e rinnovata. Era necessario un adeguamento del sito istituzionale a quelle che sono le normative AGID, sia per quanto riguarda la funzionalità ma anche per quanto riguarda il layout delle home page e dei servizi stesso. È stato un lavoro duro, importante in questi mesi, che ha visto coinvolta tutta la struttura dell'ente supervisionata dal nostro CED, oltre alla ditta che si è occupata di organizzare il tutto. Ci sono tantissimi servizi che nel corso dei mesi abbiamo reso fruibili direttamente online, quindi basta pensare al rilascio dei certificati anagrafici con l'accesso del Comune di Teramo in ANPR, quindi con SPID abbiamo la possibilità di rilasciare direttamente certificati anagrafici online, oppure le richieste di accesso alla ZTL, oppure basti pensare anche al rilascio di certificati per i disabili, quindi andiamo ad implementare tutti quei servizi che possiamo erogare anche direttamente online. Parlo di anche perché ovviamente è un servizio che si va ad aggiungere al normale servizio di sportello, e per rendere il rapporto con il cittadino sempre più smart e sempre più dinamico. Grazie al progetto PINQUA, Programma Nazionale della Qualità dell'Abitare, il Comune di Silvi si aggiudica un finanziamento di circa 4 milioni di euro per riqualificare tre luoghi fondamentali della città. Vediamo quali nel servizio di Stefano Recanati.
È risultata sedicesima nella graduatoria nazionale tra le 271 proposte di finanziamento del Programma Nazionale della Qualità dell'Abitare PINCA del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile, la proposta progettuale presentata al bando tramite la Regione Abruzzo dal Comune di Silvi, quale capofila dei comuni di Montesilvano, Atri, Pineto e Città Sant'Angelo. Un gran progetto che va verso il risparmio del suolo e quindi la riqualificazione urbanistica, tutti i palazzi antichi da ristrutturare, mettere a disposizione del sociale. Sì, si è lavorato tanto, è stato un bel successo, io penso che si possa cominciare a parlare di un piano strategico tra i comuni limitrofi per cominciare a coordinare. Ogni comune ha la sua caratteristica, ogni comune porta avanti le sue idee sul sociale, sulla viabilità e sul recupero delle aree degradate. Tre le opere per le quali l'amministrazione comunale di Silvi ha ottenuto il finanziamento complessivo di 4.200.000 euro. Il più importante l'intervento di recupero del villaggio del Fanciullo, con la realizzazione negli immobili esistenti strutture socializzanti al servizio dei cittadini, quale il Museo del Mare, l'Ufficio Informazioni Turistiche, la biblioteca, la sala di consulenze, una sala conferenze e l'anfiteatro all'aperto. Il finanziamento concesso per quest'opera è di circa 2.500.000 euro. La seconda opera, finanziata per un importo di 1 milione di euro, riguarda la realizzazione di un sottopasso carrabile di connessione della Statale 16 alla piazzetta di Viale della Repubblica della linea Bologna-Lecce, che farà in qualche modo mettere fine al disagio causato dalla chiusura da parte di RFI del passaggio a livello di rampa fiume. La terza opera ammessa a finanziamento riguarda la realizzazione della strada pedonale sull'arenile demaniale marittimo localizzato sul lungomare nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Colombo. Il tracciato in via di massima sarà posizionato sull'area demaniale in zona normata dal PRG viabilità pedonale. La cittadinanza è tanto tempo che aspetta questa cosa, e adesso ci sono proprio oltre 2 milioni di euro dedicati a questa cosa a scopo sociale. Niente da dire alla passeggiata a mare che vorremmo fare per dare un'alternativa a un viale che non si affaccia sull'arenile, oppure il rifacimento del sottopasso che è stato soppresso cause forse maggiore di alta velocità, dove si tolgono tutti i passaggi a livelli, da rifare al centro, cosa molto importante per la viabilità a Silvarola. Noi dobbiamo cercare di aumentare i servizi ai cittadini. Una città che ha più servizi, è più vivibile, è più vicino al cittadino, si affianca sicuramente anche più al turismo. E ora la cultura, la lirica torna a Teramo con lo spettacolo del Barbiere di Siviglia, che sarà messo in scena al chiostro del Santuario della Madonna delle Grazie sabato 7 agosto. Per assistere allo spettacolo saranno necessari Green Pass e prenotazione. Un barbiere di Siviglia in formato smart. Abbiamo pensato, io insieme ad un gruppo di amici musicisti, valenti musicisti, tra i quali anche il maestro Piero Di Egidio, di riportare la lirica a Teramo, ma chiaramente in formato pocket, perché in questo momento un teatro non c'è, e c'è il Covid e quindi gli spettacoli era meglio farli all'aperto, soprattutto per il numero di persone che poteva partecipare. Prenotazione Green Pass, perché dal 6 di agosto purtroppo abbiamo questa nuova variante che ci obbliga al Green Pass, quindi prenotazione obbligatoria. Troverete tutte le informazioni sul manifesto, però comunque cerco di ricordarlo, o mandando un messaggio WhatsApp al 328 28 72 773 oppure accademia musicale abruzzese @gmail.com. La prenotazione è obbligatoria, quindi mi raccomando. Abbiamo anche una serie di vincoli da parte della prefettura, perché il chiostro Madonna delle Grazie rientra nel famoso concordato, e quindi questo è un bene dello Stato, e quindi abbiamo veramente dei rigidi controlli. Ringraziamo il Comune di Teramo e la Fondazione Tercas, perché hanno voluto contribuire effettivamente alla realizzazione di questo spettacolo. E poi avremo un altro spettacolo invece che ci sarà a settembre, di canto e pianoforte, ma magari ne parleremo più in là. Presentato a Pescara Il Rifugista, il terzo libro di Massimo Galante, metà del ricavato della nuova opera andrà in beneficenza all'ACBE, l'associazione dei genitori bambini emopatici. Vediamo. Massimiliano, trentino d'adozione, è un geologo appassionato di montagne, da poco andato in pensione. Separato e con un figlio che vive in Spagna da diversi anni, è rimasto praticamente solo anche dopo la scomparsa della sua compagna Elena, e deve rifarsi una vita. La lettura di un libro, tuttavia, gli ridona la voglia di ricominciare, rispolverando un progetto che aveva in mente di realizzare proprio con Elena: prendere in gestione un rifugio in montagna.
Massimiliano si trasferisce quindi in Abruzzo, sua regione natale, per diventare gestore di una piccola baita nel cuore della Maiella. Da lì prende avvio una nuova vita per lui, una vita da rifugista. Così fra tramonti e bufere, camminate sciate, con l'alternarsi delle stagioni nel lento scorrere del tempo, Massimiliano riscopre se stesso. Ma dopo varie vicissitudini e grandi cambiamenti, un evento stravolgerà tutta la sua vita. E questa è la trama de Il Rifugista, il terzo libro di Massimo Galante presentato nei giorni scorsi a Pescara. L'idea dell'autore è quella di far innamorare le persone non solo della letteratura, delle storie, ma anche degli ambienti e in questo caso dell'Abruzzo. Inoltre l'iniziativa ha uno scopo benefico, infatti la metà del ricavato di questo libro andrà in beneficenza all'AGBE di Pescara. L'idea è quella di far innamorare le persone non solo della letteratura, delle storie, ma anche degli ambienti. Io descrivo sempre in questo caso l'Abruzzo, quindi le nostre terre, i nostri posti magnifici, bellissimi. E poi ecco, abbinare alla cultura del sociale, del fare del bene. Ah, siamo lieti, siamo anche fortunati ad avere degli amici che costantemente al nostro fianco. Questa occasione ci permetterà, con il sostegno di Massimo Galante, ovviamente, che è l'autore del libro, e di chi lo acquisterà, dei tanti che saranno nostri vicini, ci sosterrà nella realizzazione completamente di un'ulteriore casa con quasi 5 microappartamenti da destinare gratuitamente alle famiglie in cura nel reparto di oncoematologia pediatrica di Pescara. L'AGBE è composta interamente da genitori, come ben sapete, i cui figli hanno queste problematiche, e quindi la realizzazione di questi ulteriori appartamenti porterà giovamento durante il periodo di cura, insomma il periodo terapico dei nostri bimbi. E ora la pagina dello sport con quello che è l'evento sportivo per antonomasia. Parlo delle Olimpiadi. A 4 giorni dall'avvio di Tokyo 2020, alcuni degli atleti abruzzesi o appartenenti a società della nostra regione sono già scesi in gara. Si attende però ancora la prima medaglia. Il riferimento è soprattutto al ciclismo, con l'Italia di Nibali e compagni che non è riuscita a salire sul podio, con la delusione per il tiatino Giulio Ciccone. Medaglia di bronzo in campo femminile con Elisa Longo, soddisfatta anche Marta Bastianelli, laziale di nascita ma abruzzese di adozione, residente a Guardiavo Mano. E poi in attesa dell'atletica con Gaia Sabatini, nelle prime gare di squadra hanno già partecipato Pierpaolo Ricci e Simone Fontecchio nel basket maschile, Paolo Nicolai nel beach volley e Francesco Di Fulvio con il sette bello di pallanuoto. Parliamo ora di calcio, prima amichevole precampionato per il Pescara che segna 9 reti allo spoltore, 7 delle quali nel secondo tempo. Tante le assenze, tra le quali quelle degli ultimi arrivati, Ferrari e Dursi, in evidenza il giovane Pompetti e il centravanti De Marchi che ha segnato 4 volte. Il servizio è di Andrea Costantini. Tanti assenti e il tecnico Auteri deroga dal suo 3-4-3. Il primo test precampionato del Pescara, l'unico a Palena, non consente di vedere tracce di quello che sarà il calcio che il tecnico di Floridia vorrà proporre con i suoi giocatori. Il 9-0 inflitto allo spoltore è poco indicativo, con un Pescara evidentemente imballato dai duri carichi di lavoro di Auteri e un avversario, che affronterà il prossimo campionato di eccellenza abruzzese, che si è radunato proprio per questo evento e che non ha ancora iniziato la preparazione, lo farà intorno al 9 di agosto. Così la nota più lieta del pomeriggio, non solo per i 2 gol di buona fattura, è il giovane centrocampista Marco Pompetti, che già nei giorni precedenti di ritiro aveva dimostrato di essere particolarmente in palla e lo conferma anche in amichevole, nella quale si muove con sicurezza e disinvoltura e resta in campo per tutti i 90 minuti. E qualcuno doveva farlo, viste le tante assenze, quelle che hanno convinto Auteri a schierare la squadra col 4-3-3. Non sono stati della partita gli ultimi arrivati, Franco Ferrari ed Eugenio Dursi, e quei calciatori indietro rispetto ai compagni o con qualche piccolo acciacco, Drudi, Galano, Busellato, Nzita, Blanuta e Borrelli. 90 minuti se li è fatti anche Michael De Marchi, in un test per lui con alti e bassi, 4 reti segnate, miglior marcatore della partita, ma anche diverse palle gol sprecate, specie nel primo tempo, un palo e un rigore sbagliato. Comunque una presenza costante per il centravanti che a Pescara è venuto con la voglia di ritrovarsi e avere continuità di impiego, dopo le ultime 2 stagioni condite da qualche infortunio di troppo.
Auteri è partito con Zappella, Sorensen, Ijanes e Veroli nei quattro di difesa, Memusciai, Pompetti e Diambò a centrocampo e il trio d'attacco Bocic, De Marchi e Di Grazia. Proprio i due esterni hanno confezionato la prima marcatura dopo 12 minuti, assist del serbo per l'appoggio dell'ex Catania. Due le reti segnate nel primo tempo, il parziale si è poi dilatato nella ripresa quando lo Spoltore ha inserito le seconde linee. Nel Pescara ha trovato la via del gol anche Belloni, doppietta, e sono subentrati, oltre all'attaccante argentino, Valdifiori, Elisalde, Bunino, Radaelli, Daloia e Longobardi. La squadra resterà in ritiro a Palena fino a domani, poi un paio di giorni di riposo prima di tornare a lavorare al Poggio. E dopo l'amichevole il presidente Daniele Sebastiani ha fatto il punto sul mercato parlando del rifiuto di Brunori e anche dei giocatori potenzialmente in uscita. Vediamo. Ma Brunori poteva essere un'opportunità per venire a Pescara, ragazzo, probabilmente non si è sentito di tornare dopo la stagione. Definitivo? Ma qui non si tratta di no definitivo, il ragazzo probabilmente non si è sentito perché era stato qui e non aveva magari fatto benissimo, e noi vogliamo gente convinta, non è che dobbiamo pregare nessuno, quindi Matteo è un buon giocatore secondo me, però è chiaro che se deve venire a Pescara deve venirci con la voglia di venire a Pescara. Se vuoi fare un campionato che sia un campionato importante non è che puoi pensare di avere i giocatori contati, e quindi significa che un altro attaccante lo prenderemo. Galano e Busellato si stanno allenando, non sono, come dicevo prima, non sono al momento a livello degli altri, quindi è inutile rischiarli magari a rischio che si facciano male. Poi il mercato è sempre alle porte, quindi se un giocatore ha delle richieste, io non ho mai legato nessuno, figuriamoci se leggo Galano e Busellato, però devono avere le richieste, e io continuo a leggere tutti i giorni che Sorensen deve uscire, che Valdifiori deve uscire, che questo deve uscire, cioè, devono uscire se hanno, prima di tutto se hanno delle richieste, se hanno volontà di uscire, ma se non hanno volontà di uscire sono giocatori che io credo che in Serie C siano giocatori importanti, anzi forse troppo importanti. È chiaro che ci saranno da fare dei sacrifici sia da parte della società che da parte dei giocatori, però se dovessero restare nessuno sicuramente si strapperà i capelli perché non sono andati via. In entrata? E in entrata dobbiamo fare qualcosa perché i due quarti, come vuole giocare il mister, sono due, e quindi bisognerà metterci altri due giocatori, e la punta ne abbiamo già parlato. E poi credo che alla fine faremo un altro difensore centrale per numero, perché giocando a tre chiaramente ci vorrà, dopodiché siamo a posto. Dell'Icarri è stato solamente pur parlare con la Juventus, ma abbiamo sul taccuino di Matteassi ci sono tanti nomi in quel ruolo. Il Teramo ha acquisito a titolo definitivo l'attaccante esterno svincolato Nigel Kiermateng, che ha firmato un biennale fino a giugno 2023 con opzione per il terzo anno. Il giocatore era approdato in prestito dal Novara al Teramo nella scorsa sessione invernale di mercato, collezionando 9 presenze. Sul fronte uscite invece incontro tra Teramo e Ternana per la cessione di Salim Diakité, ma c'è ancora distanza e l'offerta degli Umbri è stata rifiutata. Intanto la squadra si è radunata questo pomeriggio al Bonolis, seppur senza lo staff tecnico. Andiamo ad ascoltare il direttore sportivo, Carlo Musa. Ma giorni molto intensi di duro lavoro da parte, insomma, dal lato organizzativo, ma anche del mercato, di valutazione del parco giocatori interno, ma anche di studio delle varie operazioni possibili da fare, soprattutto nel parco giocatori di Lega, dei giovani di Lega, e quindi però molto soddisfatti, insomma, di questi primi giorni. Ma stiamo dando molta importanza ai giovani valorizzati da club di Serie A e B, e quindi per fare il cosiddetto minutaggio, per dare spazio a, come ha detto pure il presidente, a leve giovani in questo Teramo, che dovrà essere poi un giusto mix con giocatori più esperti. Quindi questo è più importante, avere sinergie con club di Serie A e B, in attesa quindi di avere dei profili da poter far maturare su al Bonolis. Sì, sono sensazioni positive, certo oggi iniziamo con il primo giorno, con i test, con le valutazioni fisiche, ci vuole tanta pazienza e bisogna lavorare duro, perché poi con i sacrifici e con il sudore si arriva ai risultati, quindi dobbiamo iniziare a lavorare bene,
con unione di intenti e speriamo di fare una grande stagione. No, ma non mi piace questo, come ho detto prima, io voglio scommettere sulla disponibilità, sulla maturità della squadra, di tutti noi e sul sacrificio. Questi sono secondo me i requisiti fondamentali per poi trovare il Teramo a maggio in una classifica importante. E questa era la nostra ultima notizia, tutti i servizi che avete visto sono sul sito www.tv6.it e sul canale YouTube della nostra emittente. Grazie per essere stati con noi e buona serata.